Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Signore, oggi viene di nuovo a scuotere la nostra coscienza e ci parla dell'obbedienza. Credere, infatti, è obbedire al Figlio, e obbedire è ascendere al cielo, lasciarsi afferrare dal Signore per farsi condurre nel luogo dal quale Egli è disceso. Obbedire è consegnare noi stessi, fatti di terra, al Figlio di Dio che viene dall'alto, perché la terra si rivesta di cielo e sia colmato di spirito. Credere, infatti, è innanzitutto accogliere l'annuncio che proprio questi istanti che abbiamo tra le mani, la tela che intreccia le nostre relazioni, i nostri amori, il lavoro, la scuola, la famiglia, che tutto quello che è la terra della nostra vita può miracolosamente, qui ed ora, trasformarsi in un anticipo di cielo. Però un momento, di che cosa stiamo parlando? Mia moglie non ha neanche 40 anni. Un cancro la sta divorando e abbiamo 3 bambini piccoli. Che significa questo credere e obbedire? La storia è qui che ci sta inghiottendo in un dramma di cui non riusciamo a comprendere la portata e immaginare gli esiti. Apriamo il televisore, la radio, i giornali. È veramente drammatica la situazione. Che mi vieni a raccontare? Sì, fratello, vengo oggi ad annunciarti che chi viene dall'alto, dal cielo, è al di sopra di tutti e si sta avvicinando a te e a me che veniamo dalla terra, apparteniamo alla terra e parliamo della terra. È terra ed è reale la vostra sofferenza, spezza il cuore la paura del futuro e che ansia l'attesa delle analisi. Lo so, vi recate in pellegrinaggio da un ospedale all'altro e vorreste che i medici fossero Dio ed è normale che aggrappiate la speranza a un doloroso protocollo chemioterapico. Tutto fareste pur di salvare la vita e lasciare ancora un tempo la madre ai suoi figli e la sposa al suo sposo. Così come è terra, è reale e fa male un marito che tradisce e scappa con una ventenne, o un figlio che, sordo a qualunque parola, continua a frequentare ambienti imbottiti di droga, o l'essere stati licenziati a 50 anni e non avere alcuna prospettiva di impiego, la famiglia da mantenere e il mutuo da pagare. È terra ed è reale tutta la nostra storia, tutto quello che stiamo soffrendo. Il sudore e il dolore impregnano la terra alla quale apparteniamo, lontana dal paradiso, quanto la superbia ci ha spinto ad allontanarci da Dio. Per questo non sappiamo e non possiamo che parlare della terra, l'unica che conosciamo. Gli occhi sono piantati su quello che vediamo e tocchiamo, ed è dolore, paura, frustrazione, peccato. Da qui sotto non riusciamo a vedere l'insieme delle cose, lo sguardo è incatenato in una prospettiva limitata. Al massimo ci perdiamo in un sogno, in un desiderio che si fa alienazione, ed è ancor peggio. Ed è quando cadiamo in una schizofrenia che ci dilania. Di qua il desiderio della pienezza, della gioia, della felicità vera. E di là la terra che ci inchioda, che ci attira, che ci tiene schiavi. Sulla terra il dolore non ha senso, uccide e basta. Pensa a come parli della tua vita, delle persone che ti stanno accanto. Pensa a come guardi e come discerni i loro gesti e le loro parole. Hai per caso presente che esiste il peccato e che tu e l'altro siete peccatori e per questo la prospettiva è angusta e per questo si soffre, perché il peccato ci ha allontanato dal paradiso, dal cielo. 9 volte su 10 non lo pensiamo, non lo abbiamo presente.
e siamo generosi. So solo che, come me, l'altro è della terra, si muove nel perimetro che delimita con i suoi passi. Quando i suoi sbagli cadono sotto i miei occhi, non ho che rimproveri, castighi e giudizi. Nessuno di noi ha ancora accettato la testimonianza di Gesù, non pienamente almeno, altrimenti vedremmo e parleremo diversamente. Nessuno nel mondo lo ha accolto, per questo il mondo è schiavo del demonio della carne e non sa parlare che della terra. Le leggi che decretano la strage di embrioni, persone innocenti, divorzi express, utero in affitto, sono le parole della terra. L'economia che dimentica la persona e guarda solo al profitto e ai consumi, parla della terra. L'educazione che stravolge l'antropologia autentica, inventando nuovi generi quante sono le concupiscenze della carne, trasmette parole della terra. Gli stati che dichiarano guerra e stipulano pace sulla pelle dei vinti si fondano su parole della terra. E così via, sino a noi, alle nostre famiglie. Il mondo non obbedisce al figlio, non presta ascolto alle sue parole, secondo l'etimologia latina del termine obbedire. Ciò significa che chi è del mondo, della terra, non può entrare nella storia per compiere la volontà di Dio. Resta atterrito dalla paura della morte, perché non ha ascoltato e accolto l'annuncio e la testimonianza di Cristo risorto e del perdono dei peccati. Ha chiuso ancora davanti a sé le porte del paradiso, è obbligato a guardare la terra, a pensare alle cose della terra. Non ha conoscenza di quelle del cielo. Ma l'ira di Dio incombe su di lui, dice il Signore, cioè su ciascuno di noi. Ma questa è una buona notizia. Sì, oggi incombe su di te e su di me l'ardente gelosia di Dio, che secondo la terminologia biblica è insieme ira e zelo. Incombe su di noi l'amore di Dio. Niente di moralista, niente di legalista, niente del Dio vendicatore che forse molti di noi hanno imparato a conoscere, o che forse ancora abbiamo nel cuore questa immagine di un Dio che è pronto a sfogare la sua ira sui peccatori, su chi sbaglia. No, no, incombe su di noi l'amore di Dio, il suo zelo infinito, la sua gelosia che non sopporta che stiamo appiccicati alla terra e non conosciamo il grande destino che ci attende. Il suo amore non ci lascia nell'inganno della terra. Non è questo il destino per il quale ci ha creato. Per questo anche oggi discende dal cielo il nostro fratello maggiore, che è al di sopra di tutti, per attestare ciò che ha visto e udito lassù nel cielo. Ha visto noi laminghi ed esuli in terra straniera. Ha visto i nostri peccati e la morte che ci germisce con il male che non risparmia nessuno, neanche gli innocenti. Ha visto le malattie, le guerre, i terremoti, i divorzi, gli aborti, i tribunali, gli abomini che feriscono la santità del corpo, del matrimonio, dei fidanzamenti, delle amicizie, del lavoro, dell'infanzia e della vecchiaia. E ha visto il Padre che freme di compassione perché ci ama, perché è geloso di noi ed è pronto a perdonarci e a rigenerarci. Ha udito dal cielo il nostro grido d'angoscia come quello del popolo di Israele schiavo in Egitto. Lo ha udito tra le mormorazioni, i giudizi, le giustificazioni, anche tra le maledizioni e le bestemmie a cui ci siamo abbandonati peccando. Ha udito il tuo dolore di madre ammalata, di padre stordito e preoccupato, di figlio intrappolato nell'inganno. E ha udito la voce del Padre che, guardando lui disceso sino alle profondità della terra e da lì risuscitato, diceva di tutti noi: ecco il mio figlio prediletto in cui mi sono compiaciuto. Gesù ha visto e udito e oggi lo testimonia a ciascuno di noi. Ha visto la nostra sofferenza, ma l'ha vista già bagnata dalla grazia. Già ci ha visto seduti accanto al Padre insieme con Lui. Già ha visto il compimento della sua opera di amore, di misericordia per tutti noi. Basta ascoltarlo e accogliere il suo martirio d'amore che si dà oggi per noi nella Chiesa, con i sacramenti, con la parola, con la comunione, per certificare, ovvero sperimentare, che Dio è veritiero, perché è amore e non smette un istante di amarci. Se è vera la terra, con il cancro e il peccato, è vero anche il cielo, con il perdono e la vita eterna, attraverso
È l'amore che discende sino a noi, il riscatto di ogni frammento di terra che sarebbe destinato alla corruzione, ogni frammento della nostra vita. È la parola di Dio che ci annuncia il Signore a smentire tutte le parole della terra, che ci ha detto il demonio trascinandoci fuori dal paradiso. È la parola di Dio che ci annuncia il perdono che ci libera e trasforma il male, anche un cancro, in un'occasione per amare, per donarsi, per gustare e pregustare le delizie del paradiso, la gratuità, la spontaneità, l'innocenza, tutte cose che abbiamo perduto mangiando polvere, polvere, polvere come un serpente. Solo l'amore, infatti, vince il timore e il peccato. Solo l'amore trasfigura un cancro in un dono da consegnare al Padre per la salvezza di chi ci è accanto, come l'opera d'amore più grande per i propri figli, anche se si dovrà lasciarli presto e ancora piccoli. Varrà più quel tempo di sofferenza, di dolore offerto per loro in amore, con l'amore più puro che c'è, che tanti anni di educazione. Questo è un mistero enorme, impressionante, che è racchiuso nelle parole di oggi del Signore. Perché è esattamente quello che ha compiuto Cristo con i nostri peccati. Li ha inchiodati alla croce offrendo se stesso per riscattarci. In un momento, in poche ore, ha salvato l'intera umanità. In quel dolore impressionante, in quella sofferenza che lo asfissiava, non solo nel fisico, ma anche nell'anima, anche nel suo più profondo, ha salvato tutti noi. Così anche ogni nostro dolore, unito al suo, diventa il più fecondo, la più feconda opera d'amore, quella che viene direttamente dal cielo. E prende dimora dentro di noi. Siamo dunque chiamati a credere, cioè ad accogliere il Signore oggi, per avere la vita eterna che ci strappa alla terra, per innalzarci al cielo, dove guardare e discernere con gli occhi di Dio. Da lì la prospettiva cambia completamente. Se abbiamo occhi celesti, perché abbiamo un cuore ricolmo di fede, di amore e di speranza, possiamo vedere molto, molto, molto più in là di quello che vede una persona che cammina per la strada. Immaginate di stare sull'aereo e vedete le cose molto diversamente da come le vedi camminando, no? E stando per terra. Guardi le case più piccole, guardi le strade, tutto si ridimensiona, tutto trova una sua collocazione in un ordine che quando sei in mezzo al traffico non riesci a concepire. Ti arrabbi, ti adiri, non ce la fai. E dimentichi che dopo 500 metri già quell'ingorgo è finito. Ma visto che sei in quell'ingorgo, tutta la tua libido, tutta la tua nevrosi si sfoga in quell'ingorgo. Alza gli occhi al cielo, lasciati portare in cielo, lasciati portare dove Cristo è assiso alla destra del Padre, e da lì vedrai quello che c'è dopo l'incrocio. E il semaforo rosso, quello che c'è dopo questa malattia, quello che c'è dopo questo problema con tuo figlio. Vedrai tutto dentro il cuore di Dio che ha salvato e redento l'umanità attraverso il suo figlio. Guarderai tutto dall'alto della croce e avrà tutto un sapore nuovo, avrà tutto un colore nuovo, una prospettiva nuova. Tutto dentro un'opera immensa, infinita, di amore del Padre. Tutto, anche le sofferenze di oggi, hanno senso. Tutto conduce a salire al cielo per l'eternità, che è l'unica cosa per la quale noi siamo nati, che è il nostro vero destino. Il Padre ama il Figlio e ha dato a Lui in mano ogni cosa, anche il cancro che porti dentro, anche quello che stai soffrendo. Appartenere a Lui e vivere ogni evento e ogni relazione in cielo uniti a Cristo già da ora, pur attraverso le prove e le ferite della vita terrena. E sperimentare il suo potere su ogni avversità, e non perché mutano le circostanze, ma perché con Lui possiamo entrare nella storia senza fughe alienanti, nella certezza che alla fine del tunnel c'è la luce, c'è la vita, c'è la felicità, c'è il compimento della propria esistenza. Il Padre ha consegnato nelle mani del Figlio non un potere secondo la carne, magico e istantaneo, politico, filosofico, ideologico,
ma ciascun aspetto della vita di ogni uomo. I chiodi hanno piantato nelle mani di Gesù ogni nostro pensiero, sofferenza, angoscia, peccato, anche quello di tuo figlio, anche quello di tua madre. E ora, risorto, ha trasfigurato tutto nella gloria delle sue piaghe. Quando le mostra ai suoi discepoli, rivela che la vita è stata finalmente redenta, che tutto in noi è stato elevato e introdotto nel cielo, che in tutto risuona l'eternità, l'incorruttibilità, e che l'anelito a non perdere più la pace e la gioia è stato finalmente appagato in Lui, in Cristo, che possiamo incontrare, sperimentare, vedere nella sua Chiesa. Nelle mani di Cristo è consegnato per amore del Padre ogni nostro istante. Per questo tutto di noi è un frammento del cuore amorevole di Dio che si posa sulla terra spezzato dalla sua compassione. Ogni relazione, pensiero, impegno di lavoro e di studio, ogni precarietà, tutto è ormai impregnato dello Spirito Santo che Gesù ci dona senza misura. Senza misura, perché non ha misura la nostra vita, non hanno misura le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, i nostri problemi, non hanno misura nemmeno i nostri peccati. Abbiamo bisogno di un amore più grande, dello Spirito Santo che conquisti tutti i territori possibili della nostra vita, della vita degli altri. Lo Spirito Santo è il vento che spira dal cielo e purifica e colma di senso, rivestendo tutto, anche una malattia, anche il dolore più lancinante, dell'amore infinito di Dio, della vita che non muore, più forte della morte. Nulla è più banale, insignificante, disprezzabile. In Cristo risorto tutto è santo, bello e autentico. Obbedire a Lui allora non è altro che lasciarsi toccare e attirare dalla pienezza d'amore che scaturisce dalle sue piaghe gloriose e aprire gli occhi sul panorama celeste per il quale ci è data anche questa nostra giornata e le persone con cui viviamo e incontreremo, le difficoltà e le consolazioni. Obbedire al Figlio è l'amore, la chiave che dischiude le porte della vita che non muore, dove passare da questa terra al cielo. Anche attraverso il matrimonio, come ha detto ieri il Santo Padre in una bellissima catechesi. Perché anche nel matrimonio, nelle famiglie cristiane, possiamo riscoprire la bellezza del disegno creatore, che iscrive l'immagine di Dio anche nell'alleanza tra l'uomo e la donna. La terra, di cui parla oggi il Signore, si riempie di armonia e di fiducia quando l'alleanza tra l'uomo e la donna è vissuta nel bene. E se l'uomo e la donna cercano insieme tra loro e con Dio, senza dubbio la trovano, come la possiamo trovare oggi noi. In questa terra possiamo trovare la bellezza, l'armonia del cielo. Buona giornata.